Dunque, facciamo le derivate prima e secondo di questa funzione. F di x y uguale 5e elevato x y più x cubo y quadro meno 3x quadro y cubo. Cominciamo con la derivata parziale prima della f fatta rispetto alla x. Dunque, derivata di una somma algebrica è pari alla somma algebrica delle derivate, quindi vale sempre quella regola, 5 lo posso portare fuori e posso derivare e alla xy rispetto alla x, che è la derivata comunque di una f, che è alla f, per f', naturalmente, rispetto alla x. Y è un numero, rimane fuori, derivata di x è 1, 1 per y, eccolo qua, più x cubo y quadro. Y quadro è una costante rispetto ad x, sta fuori, derivata di x cubo è 1, 3x al quadrato, poi al prossimo passaggio lo mettiamo a posto, meno 3y cubo è un numero rispetto ad x, derivata di x quadro è un 2x. Pertanto abbiamo trovato che la derivata parziale prima della f fatta rispetto ad x sarà 5y e elevato xy più 3 volte x quadro y al quadrato meno 3 per 2, 6 xy cubo. Eccolo qua. Deriviamo adesso la f rispetto alla y. Questa volta è molto simile alla derivata di 5 alla xy, 5 rimane fuori, derivata della f sempre alla f per f', questa volta è 5 alla xy per x sta fuori perché è una costante, derivata di y 1 per x. Questa volta sta fuori un x cubo. Derivata di y quadro è un 2y, stiamo derivando rispetto alla y, ricordiamolo, meno 3x quadro, questa volta è una costante, derivata di y cubo è 3y al quadrato, pertanto lo scriviamo qua sopra, la derivata parziale prima della f fatta rispetto ad y sarà 5x e elevato xy, 2 per 1 2, x cubo y, meno 3 per 3 è 1, meno 9x quadro. Y quadro. Eccole qui le due derivate parziali prime fatte rispetto ad x e rispetto ad y. Deriviamo seconda volta, 3 su 4 ne dobbiamo fare. Cominciamo con la derivata parziale prima della f rispetto ad x fatta ancora rispetto alla x. Questa. Attenzione che 5y è alla xy, non dobbiamo fare la derivata di un prodotto perché 5y è una costante che quindi rimane fuori. Dobbiamo nuovamente derivare e alla xy rispetto ad x, ma la derivata l'abbiamo fatta prima, ed è alla f per f' rispetto ad x, quindi e alla xy per y per 1, cioè per y. Quindi y per e alla xy è la derivata parziale della f fatta rispetto ad x per 5y, quindi abbiamo un 5y per y e un 5y quadro per e elevato xy. Derivata di 3x quadro y quadro, 3y quadro sta fuori. Deriviamo x quadro a cui derivata è 2x fatta rispetto ad x, meno 6y cubo sta fuori per x, derivata è 1, quindi meno 6y cubo. Quindi la scriviamo meglio, la scriviamo magari qui, la f secondo di xx è dunque un 5y quadro, oppure facciamo così, la correggiamo direttamente, poi magari andate a capo, qua scriviamo quindi un più 6 xy quadro, perché vedete 3y quadro l'abbiamo parlato fuori, derivata di x quadro è 2x per 3y quadro è un 6xy quadro meno, come detto, un meno 6y meno 6y cubo. Eccola qua, f secondo questa volta di y vuol dire derivare rispetto ad y la f' rispetto ad y, questa di su. Attenzione che anche qui 5x è alla xy, 5x sta fuori, derivata di alla xy rispetto ad y sarà x per e alla xy, quindi 5x quadro per e elevato xy, derivata rispetto ad y di 2x cubo y è 2x cubo che sta fuori, derivata di y è 1, 1 per 2x cubo è un 2x cubo. E infine, derivata di y quadro è 2y, meno 9x quadro sta fuori, meno 9x quadro per 2y è un meno 18x quadro y. Ed ecco le derivate parziali seconde proprie, le miste sono uguali per il teorema di Schwarz, f secondo di xy che coincide con l'f secondo di yx, vediamo che cosa è uguale. Prendiamo ad esempio la prima, questa di su, e la deriviamo parzialmente rispetto alla x. Se facciamo la prima, la seconda rispetto all'y è uguale. La faccio lassù perché non ci sta qua. Allora, ad esempio facciamo la f' della y fatta rispetto, la f secondo, chiedo scusa, della y fatta rispetto alla x. Qua dobbiamo fare sì un prodotto, perché è derivata del primo che è 5, per e alla xy non derivato più derivata del prodotto sempre la stessa, 5x non derivato, la derivata di alla xy fatta rispetto ad x, attenzione, è y per e alla xy, abbiamo fatta prima.
2x cubo y rispetto alla x è un 2y che sta fuori, derivata, quindi lo scriviamo 2y per derivata di x cubo è un 3x quadro. Derivata rispetto ad x di meno 9x quadro y quadro, meno 9y quadro sta fuori, per la derivata di x quadro che è 2x. Allora, la scriviamo qui, scriviamo qua sotto, f secondo di yx che coincide con l'f secondo di xy è uguale a... Allora, e alla xy, vedete qui, lo possiamo raccogliere a fattore comune, quindi lo mettiamo qua, e alla xy, che moltiplica 5 più 5x, quindi possiamo raccogliere un 5 alla xy e scrivere un x più 1, quindi lo scriviamo meglio magari, che sennò sembra un po' a zampe di gallina. Allora, vedete che qui possiamo sommare le due, c'è anche un y che ho dimenticato, possiamo raccogliere a fattore comune un 5, quindi la derivata seconda della y fatta rispetto ad x coincide con la seconda della x fatta rispetto ad y, per il teorema di Schwarz. Allora, raccolgo un 5 e elevato xy, eccolo, e scrivo poi un xy più 1 di rimanenza, eccolo qua. Poi andiamo su 2y per 3 squadro, 2 per 3 6, abbiamo un più 6 x quadro y meno 9 per 2 meno 18 xy quadro, eccolo qua. Ripeto, 5e alla xy che ho raccolto a fattore comune per xy più 1 più 6x quadro y meno 18xy quadro. Sono queste le derivate parziali seconde miste. Bene, proseguiamo col derivare parzialmente sia la prima che la seconda volta questa funzione delle due variabili f di xy del tipo logaritmo di xy, dove log, attenzione, è inteso come log naturale, quindi neperiano. Qualcuno fa il fenomeno correggendo e dicendo: ma log si intende base 10 e ln base. Ragazzi, è inutile che fate i fenomeni. In particolare, qualcuno che è in pensione, qualche ex professore in pensione che non so, crede di essere lì visto che ha fatto 40 anni di scuola, no, magari di scuola, non di università. Allora, ragazzi, tanto log non lo scrivo io. Questi esercizi che io faccio li prendo da testi o da testi d'esame o da libri. La maggior parte dei libri, vi sarete accorti, nomina, cita log come log naturale, voglio intendere. Quindi ve lo dico, non fate i fenomeni perché è inutile, vi state sbagliando. Si può indicare log, logaritmo naturale, lo stesso. Non è che per forza, bisogna indicarlo con ln come nelle calcolatrici. È vero, ln sarebbe meglio, logaritmo in base è neperiano naturale, log in base 10. In questo caso, log di xy è in base naturale. Non fate i preziosi. Detto questo, andiamo a derivare parzialmente, anche in questo caso, per evitare nell'esercizio precedente ho commesso un piccolo errore di simbolismo, le derivate parziali seconde, una delle due ho messo un apice solo, quindi non metterò più gli apici in modo tale da non sbagliarmi più. F rispetto ad x. La derivata da fare è sempre la derivata del logaritmo di f, che è 1 su f per f', quindi sarà 1 su f, 1 su xy. Per la derivata parziale della f fatta rispetto ad x, la variabile della x, y è una costante, sta fuori, derivata di x 1 per y, y. E quindi abbiamo ottenuto che la derivata parziale prima della f fatta rispetto ad x è proprio 1 fratto x. Ebbene sì. Così come se derivo parzialmente rispetto ad y avrò 1 su f che è 1 su xy, questa volta per x, perché y è la costante, x sta fuori, derivata di y 1 per xx. Qua se ne vanno x con x e quindi ho ottenuto che la derivata parziale della f fatta rispetto ad y è 1 fratto y. Notiamo come se deriviamo parzialmente la seconda volta, quindi la f rispetto ad x la deriviamo ancora rispetto ad x, in questo caso dobbiamo ricordarci che o facciamo un rapporto o scriviamo x come 1 su x come x alla meno 1. In pratica la derivata di 1 su x, ve lo ricordo, è meno 1 su x quadro. Qui è proprio, c'è solamente la variabile x, così come la derivata parziale seconda della f rispetto ad y, fatta ancora rispetto ad y, sarà meno 1, evidentemente, fratto y al quadrato. Faccio notare che le miste in questo caso, ovvero la seconda della f rispetto ad x fatta rispetto ad y, che coincide per il teorema di Schwarz con la f della y fatta rispetto ad x, f di y fatta rispetto ad x, chi sarà? Beh, in questo caso dobbiamo derivare ad esempio la f rispetto ad x fatta rispetto ad y, non c'è la y, quindi questa è una costante, così come questa rispetto ad x è una costante,
sono 0 le miste e quindi vedete sono queste di questa funzione le derivate parziali, eccole qui. Avete notato? Non cambia niente, due variabili si seguono le stesse formule e le stesse regole che valgono per funzione di una variabile. Bene, proseguiamo con il calcolare le derivate parziali prima e seconda di questa funzione delle due variabili f di x y uguale e elevato xy quadro meno 2x quadro più 4y. Allora, f rispetto ad x, la variabile è la x, la y è una cosa da considerarsi una costante. È sempre da fare la derivata di un'ala f, che ricordo è la f per f', quindi sarà e elevato xy quadro meno 2x quadra più 4y, che moltiplica. Deriviamo parzialmente rispetto ad x questa somma algebrica delle derivate che è pari alla questa somma algebrica di questa dobbiamo fare la derivata di una somma algebrica, non riusciamo a dirlo, che è pari alla somma algebrica delle derivate, evidentemente. Derivata di x, y quadro rispetto ad x, y quadro sta fuori perché è una costante, derivata di x 1 per y quadro è y quadro. Derivata di meno 2x quadro è evidentemente rispetto ad x meno 4x. 4y, la sua derivata è nulla perché la facciamo rispetto ad x, quindi 4y è come se fosse una costante, eccolo qui. Derivata parziale prima fatta rispetto ad y è sempre, il primo pezzo è sempre uguale, è elevato xy quadro meno 2x quadro più 4y, che moltiplica. Questa volta deriviamo questa somma algebrica rispetto, parzialmente rispetto alla y, quindi la y è la variabile, la x è una costante, x sta fuori. Derivata di y quadro è 2y per x, 2xy. Meno 2x quadro evidentemente è 0 la derivata perché stiamo derivando rispetto ad y. Derivata di 4y è 4. Deriviamo parzialmente la seconda volta, ovvero xx, cioè deriviamo la derivata parziale prima rispetto ad x, ancora rispetto ad x. Questa volta dobbiamo fare la derivata di un prodotto, ma la derivata di e è la derivata del primo, che è la derivata parziale rispetto ad x di e elevato a xy quadro meno 2x quadro più 4y, l'abbiamo già fatta ed è questa, quindi la riscriviamo, e elevato x y quadro meno 2x quadro più 4y per y quadro meno 4x, oh, attenzione però, al quadrato, perché per, derivata del primo, che è questo, senza il quadrato, per il secondo non derivato che è y quadro meno 4x, y quadro meno 4x per y quadro meno 4x e un y quadro meno 4x al quadrato più della regola di derivazione del prodotto, il primo non derivato quindi e elevato x y quadro meno 2x al quadrato più 4y per la derivata parziale rispetto ad x di questo y quadro meno 4x rispetto ad x, derivata di y quadro è 0, derivata di meno 4x è meno 4. Pertanto, raccogliendo fattore comune un e elevato xy quadro, come spesso accade nelle derivate degli esponenziali anche a una variabile, e elevato xy quadro meno 2x quadro più 4y, che raccolgo fattore comune, apro la quadra se volete per essere precisi, e scrivo quindi quello che rimane, ovvero un y quadro meno 4x al quadrato, naturalmente più per meno 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 4, no? Che poi posso naturalmente sviluppare quel quadrato se volete e ottenere in definitiva che questa è pari ad e elevato xy al quadrato meno 2x quadro più 4y, tutto che moltiplica y quadro al quadrato un y alla quarta meno 4x al quadrato un 16x quadro meno 8xy quadro è il doppio prodotto del primo per il secondo meno 4, eccolo qua. La mia derivata parziale seconda della f rispetto ad x fatta ancora rispetto alla x. Deriviamo parzialmente la f' rispetto ad x fatta ancora rispetto alla y. Allora, stesso discorso. Derivata del primo, che è tutto questo, per il secondo non derivato che è 2xy più 4, per 2xy più 4 al quadrato, più della regola di derivazione del prodotto, questo non derivato è elevato a xy quadro meno 2x quadro più 4y, per la derivata di y 2xy più 4, derivata di 4 è 0, 2x sta fuori, derivata di y 1 per 2x, quindi abbiamo un 2x. Come al solito raccogliamo fattore comune l'esponenziale, ovvero e elevato a xy quadro meno 2x quadro più 4y all'esponente,
tutto che moltiplica aperta quadra, possiamo scrivere questo più questo, quindi abbiamo 2xy al quadrato più 4, 2xy più 4 al quadrato più 2x. Andiamo a sviluppare quel quadrato, scriviamo quindi la derivata parziale seconda della f fatta ancora nella f rispetto ad y fatta ancora rispetto alla y, che sarà quindi pertanto e elevato x y al quadrato meno 2x quadro più 4y, che moltiplica, aperta la tonda, 2xy al quadrato è un 4x quadro y quadro, 4 al quadrato è 16, dove prodotto 4 per 2 8 per 2 16 xy più 2x, stavo dicendo derivata più 2x, eccolo qua. Rimangono le miste che sono uguali per il teorema di Schwarz, quindi basta farne una, ad esempio questa fatta rispetto, attenzione, alla y. Quindi abbiamo che la f di xy, che è uguale per Schwarz alla f di yx, sarà, allora, derivata del primo è sempre questa, attenzione però, le cose cambiano perché dobbiamo fare questa qui rispetto alla y, quindi derivata del primo è e elevato xy quadro meno 2x quadro più 4y. Attenzione, per 2xy più 4, per il secondo derivato, questa volta è y quadro meno 4x, più il primo non derivato, l'esponenziale, è elevato xy quadro meno 2x quadro più 4y, per la derivata rispetto alla y di y quadro meno 4x. Attenzione, che derivato rispetto ad y non è meno 4x, la derivata è 0 perché è una costante, derivata di y quadro è 2y, quindi questo è un per 2y. Raccogliamo come al solito a fattor comune un e elevato xy quadro meno 2x quadro, vedete che baraonda che è diventata, più 4y che moltiplica, aperta quadra. Allora riscriviamo. Moltiplichiamo questi, 2xy per y quadro è un 2xy cubo, moltiplichiamo, no? 2xy per meno 4x è un più per meno, 2 per 4 8, x quadro, x per x è x quadro, y, 4 per y quadro è un 4y al quadrato, 4 per meno 4x è un più per meno, 4 per 4 16x più quel 2y di rimanenza. Eccola qua dunque. Eccole le due miste che sono uguali naturalmente per il teorema di Schwarz. Sono queste qua. Eccole. Quindi, eccole in cornice le seconde, che sono queste due, le proprie, e queste sono le miste.